di sicurezza che dipendono dalla incidenza di glicemia che è decisamente superiore nel gruppo trattato in maniera intensiva. E nei 488 pazienti, che sono pochi, non c'è differenza importante. Altro trial, anche qui un confronto tra due gruppi. Qui il gruppo trattato, cioè scusate, il gruppo convenzionale ha un range di glicemia diverso, 140-180, non è più così alto come era davanti a me. Anche qui sono popolazioni eterogenee, pazienti intensivi, sono tanti, ma anche questo trial viene sospeso per safety reasons. E la differenza è sempre l'incidenza di glicemia. Non c'è differenza di mortalità. Qui nel 2009 viene pubblicato un grosso lavoro, qui sono tanti malati, questo lavoro è stato condotto fondamentalmente a Australia e Nuova Zelanda, confronto tra due atteggiamenti, intensivo 80-110 e convenzionale 140-180, quindi un po' meno rispetto alla del verde. 6.100 pazienti. Il risultato è questo, è l'opposto di quello che è avvenuto davanti a me, cioè i malati trattati vanno peggio e i malati non trattati. L'incidenza di glicemia è sempre a favore del gruppo con trattamenti intensivi. È buffo, è strano, due lavori, tutti e due molto ben condotti, differenze di risultato significative, in un gruppo vanno meglio i pazienti trattati in maniera intensiva, nell'altro vanno meglio i pazienti trattati in maniera più permissiva. Prima cosa, difficile confrontare, qui è l'intensivo. La Vandenberg confronta questo quadratino con questo quadratino, Nice Sugar confronta questo quadratino con questo quadratino, quindi è difficile confrontare. Altre differenze più marginali, ma di fatto significative. Dove campioniamo il sangue e come lo misuriamo? La Vandenberg aveva un sistema molto rigido, soltanto sangue arterioso, soltanto hemogas analisi o una macchinetta che con lo stesso concetto dell'hemogas analisi misurava la glicemia. La Sugar consentiva sangue capillare misurato con i sistemi da letto, sistemi che usano le minus e quelli in ambulatorio, che si sono dimostrati non sufficientemente precisi. L'overlap dei gruppi sono molto più separati i gruppi nel gruppo del lavoro Vandenberg rispetto al Nashville. Come somministriamo l'insulina? Molto rigorosi nella Vandenberg, meno nel Nice Sugar, dove era possibile somministrarla sottocutanea. Protocolli infermieristici rigorosi nella Vandenberg, meno nel Nice Sugar, ma nella Vandenberg c'è un lavoro che dimostra che il controllo dell'insulina così stretto occupa 2 ore di lavoro per infermiere, per paziente. Come curiamo, cioè scusate, come alimentiamo i pazienti? La Vandenberg è precocissimo e parenterale, Nice Sugar più convenzionalmente parenterale. Quante calorie diamo e quale politica di sospensione delle cure? Nel Nice Sugar sono più pazienti con sedazione terminale rispetto al gruppo Vandenberg. Quindi non è così facilissimo confrontare i due lavori. Si vede in alcune cose che abbiamo chiesto anche alle terapie intensive italiane, sempre 44 centri. Quale metodo usi per misurare la glicemia? Quasi tutti hemogas analisi. Qualcuno su hemogas analisi e glucometer, e qui è difficile confrontare i valori, cioè se ha 110 di glicemia all'hemogas analisi e la prossima volta la glicemia
mattina usiamo per il pomeriggio, quei due numeri non sono tanto facilmente confrontabili. Qualcuno ha in laboratorio, però insomma la maggior parte usa evocarsi. Anche qui, come somministriamo l'insulina in queste 44-30 enzimi italiani? Quasi tutti in infusione continua, qualcuno in infusione continua più dei doli, qualcuno in infusione continua sottopunte, qualcuno solo il dolo e doli. Quante calorie? La maggior parte sta sotto le 30 kcal al giorno, qualcuno oltre le 30 kcal al giorno. E quale nutrizione? La maggior parte è enterale continua, qualcuna mista, qualcuna enterale a volo. Dopo il NASH Sugar esce una meta-analisi che comprende il NASH Sugar. Era già stata una meta-analisi prima del NASH Sugar, poi è stata pubblicata in una meta-analisi di lavori dopo il NASH Sugar. Il diamante sta esattamente a metà. Non c'è evidenza di efficacia, forse solo per i pazienti chirurgici. Ma una forte evidenza è che un trattamento intensivo pone un rischio di ipoglicemia. L'ipoglicemia è associata a un aumento della mortalità, un singolo episodio. E questo è vero anche quando noi correggiamo il dato per il sovrascore. Quindi è l'ipoglicemia di per sé. E il rischio che esporre il paziente all'ipoglicemia è fino a 3 volte, anche un po' di più maggiore, se utilizziamo un controllo glicemico stretto quando il verde sta. Questo cosa succede ai